La parola pastore evoca la funzione di guida. Guida, in questo caso, nel processo di scoperta della verità e della strada da seguire. Il richiamo è alla tradizione culturale e religiosa delle Sacre Scritture e del Vangelo, in cui il pastore assume la funzione di guida spirituale. Qui però il pastore è errante, un aggettivo il cui significato assume una rilevanza particolare se si considera il fatto che costituisce una variante rispetto all'originario vagante. Inizialmente Leopardi aveva scritto pastore vagante, cioè nomade. Qual è la differenza tra le due parole, tra errante e vagante? Possiamo dire che errante assume il significato di vagante nel senso di nomade, che erra. D'altra parte, errante contiene un riferimento all'errore che manca in vagante. Leopardi vuole suggerirci questo. È come se il pastore fosse una guida, incapace però di conoscere la strada per la quale sta guidando le sue pecore. Il pastore quindi non può essere inteso come guida, cioè come depositario di una verità da insegnare o verso la quale indirizzare l'umanità. Egli rappresenta invece, secondo Leopardi, la condizione universale dell'uomo. Un uomo alla ricerca della verità, un uomo interrogante, per così dire, un uomo filosofo che interroga se stesso, gli altri, la natura, senza ricevere però risposte definitive, senza approdare a una qualche verità che dia senso alla sua vita. Infine, l'Asia, che conclude il titolo, non serve tanto a specificare con una nota di colore la collocazione di questo pastore, quanto a creare un'immagine della lontananza. L'Asia per noi è un luogo raggiungibile con l'esperienza quando si vede la televisione, un'esperienza mediata, quando si legge un libro, un articolo di giornale, o un film che venga dalla Cina, dal Giappone, o dall'India. Ma all'epoca di Leopardi l'Asia era un continente lontano e misterioso nel quale pochissimi erano fisicamente arrivati e anche le testimonianze erano poche e lacunose. Quindi Leopardi vuole costruire questa condizione delle domande, delle interrogazioni poste nel testo su una lontananza che serve a caricare la condizione di questo pastore di una umanità essenziale, primitiva, originaria. Questo pastore rappresenta ciò che gli uomini hanno di costitutivo e per così dire di universale. Nella nostra prospettiva potremmo dire che questo pastore rappresenta l'universale umano, cioè non l'italiano, il francese, lo spagnolo, il filosofo, l'operaio, il contadino, ma l'essere umano in generale e in universale.